Sostegno e verifiche, queste le parole d'ordine per il prefetto di Avellino Paola Spena. La fase 2 sarà ancora più importante, i controlli rigorosi nel rispetto di tutti. Credo che possiamo contare, così come finora abbiamo potuto verificare con i cittadini, su un senso di responsabilità delle aziende. Bisogna ripartire, ma bisogna ripartire nel rispetto rigoroso dei protocolli di sicurezza. E questo è compito delle aziende, delle categorie produttive, delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori e anche delle verifiche che sono già state messe in campo su questo. Il piano dei controlli si modulerà adesso anche con particolare attenzione alle attività produttive, nel senso, ma nell'ottica, ripeto, di un sostegno e verifica, cioè l'obiettivo è quello di aiutare le aziende a rispettarle, a interpretarle correttamente e quant'altro. È evidente che poi, quando ci saranno delle riaperture, i controlli saranno rimodulati in relazione alle riaperture. Un totale di 10.000 mascherine, in parte consegnate stamattina, destinate sia alle forze dell'ordine che alle strutture per anziani della provincia di Avellino. La donazione arriva dai deputati Gubitosa e Sibilia. Le indicazioni sono quelle di darle appunto ai carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco. Abbiamo predisposto 1.000 mascherine per uno come primo passaggio e poi alla prefettura lasceremo 2.000 mascherine, 1.000 da usare per all'interno e altre 1.000 per tutte le situazioni di difficoltà che ci sono in Irpinia. In primis abbiamo chiesto al prefetto di indirizzarle alle RSA, che sono state quelle che come strutture para ospedaliere hanno avuto le difficoltà più grandi, hanno avuto subire questa emergenza quasi sulla loro pelle.